Sì, anche pronosticabilmente senza almeno dal mio punto di vista, senza una prestazione a onor del vero entusiasmante, cioè condita dalla giusta tensione che comunque, ripeto, dal mio punto di vista era stata anche leggermente preventivata, perché quando arrivi a 1 centimetro dagli obiettivi importanti, ci sono sempre 1000 componenti che entrano in gioco, però intanto abbiamo finito a zero ancora, siamo stati bravi a sbloccarla subito, quindi a indirizzarla, poi a congelarla nel momento opportuno e a portare a casa questo primo grande, lasciatemi dire, grande, importante, straordinario obiettivo, perché non si deve dimenticare i sacrifici che ha fatto tutta la società, la proprietà, i ragazzi. E il fatto che 2 anni fa comunque sia questa piazza affrontava la terza categoria, che l'anno scorso è arrivata una salvezza che secondo me ha avuto un valore comunque straordinario per tutto quello che è stato fatto, e quest'anno permettetemi di dire che comunque sia, nonostante il valore della rosa, nonostante gli sforzi profusi, ma non c'era niente di scontato, niente di banale, quindi non è un obiettivo comune, è un obiettivo bello, straordinario e che veramente mette in fila una serie di ringraziamenti infiniti, secondo me, a partire dal gruppo squadra per proseguire con Neto, Bertoletti, Bezzi, che sono uno staff straordinario, fino ad andare avanti con Vago, Issam, Basso, De Carli, scusate, tutti quelli che lavorano e che si fanno in quattro. A me personalmente permettetemi di fare anche un ringraziamento speciale anche al gruppo Juniores, a tutta la squadra, allo staff, a Roberto Civita, a Charles, a Luigi, il preparatore, Pasquillo, adesso nell'emozione non me lo ricordavo, a Roberto Verdelli e a tutti i ragazzi.